Qual è il possibile strumento per avvicinare i giovani alle istituzioni europee, vissute da sempre come troppo distanti? La musica. L'idea è venuta al parlamentare europeo Tiziano Motti, che facendo leva sulla sua grande passione per il canto, ha organizzato in poche settimane un evento di grandissima portata. Il progetto, L'Europa per un sorriso, consiste in un CD multimediale che contiene 18 brani di altrettanti big della musica italiana, come Emma, Enrico Ruggeri, Alexia, Alessandra Moroso, Iva Zanicchi, Patti Pravo e tanti altri, più una serie di filmati sulle attività dell'Unione Europea. Il disco è venduto in questi giorni nelle edicole e nei migliori negozi di musica al prezzo di 9,90 €. L'intero ricavato sarà devoluto al Telefono Azzurro. Cosa pensa di questa iniziativa L'Europa per un sorriso? Intanto che ci sono talmente tanti cantanti che potrebbe essere, neanche a Sanremo ci sono tutti quei nomi nel parterre, ho visto una cosa micidiale di veramente che ti fa capire comunque che quando Tiziano si muove poi alla fine riesce a ottenere anche da nomi abbastanza difficili, no? Come Patti Pravo per esempio, insomma, e riesce a portare a fine poi quello che è il suo obiettivo. Come è nata l'idea di questo progetto? Beh, si trattava di dare un segnale per mantenere vivo l'impegno parlamentare di Bruxelles e Strasburgo contro la pedofilia. Quindi abbiamo pensato che la musica come linguaggio popolare fosse il veicolo più idoneo per tenere informati i cittadini che a Bruxelles e Strasburgo si sta lottando per i diritti dei minori e quindi tramite la musica manteniamo costante il messaggio di lavoriamo per la nostra sicurezza. Questo CD infatti, grazie anche al contributo di tutti i cantanti che hanno partecipato gratuitamente, servirà a finanziare il Telefono Azzurro per la lotta contro la pedofilia. Lo scopo è altamente nobile, aiutare i bambini, aiutare il Telefono Azzurro e i bambini. È un problema credo che coinvolge e che può interessare tutti, perché la violenza sui minori, lo sappiamo, è una cosa gravissima e purtroppo succede troppo spesso anche proprio nelle nostre case, in famiglia. E questo, poi non parliamo di internet, va bene, sono tanti problemi. Per cui essere qui mi sembra che sia una cosa molto importante e devo dare merito tutto a Tiziano Motti che è riuscito in questa impresa quasi impossibile, devo dire. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via, per i picca senza te. Ti manderei all'inferno, questo sì. Testarda io che ti sento più di così. E intanto porto i segni dentro me di un amore che oramai vive solo dentro me. Grazie. Grazie. Io sono molto felice di essere qui a questo convegno di Rifondazione Comunista. Rifondazione, no? No, sì, una cosa organizzata dall'Onorevole Motti. No, beh, l'iniziativa benefica, importante, mi pare l'idea di far conoscere l'Europa, che è un'istituzione, diciamo così, un po' non molto vicina ai cittadini, almeno nella grande percezione. Perché se io, ad esempio, a lei, alle persone che ci ascoltano da casa, le dicessi un nome, Buzek, ad esempio, che non è una pastiglia per digerire, ma il signor Buzek ha un ruolo importante, oppure il signor Rampuy. Cioè, l'Europa, che è una grande istituzione che decide su tutti noi, perché chi sta a casa deve sapere che l'Europa decide su tutti noi. Beh, questa idea di avvicinare l'Europa attraverso la musica e aiutare Telefono Azzurro mi pare una cosa interessante e noi per questo siamo qui. Le sarebbe piaciuto interpretare un brano da inserire nel CD L'Europa per un sorriso? Assolutamente no, perché sono negato a cantare, totalmente negato a cantare, però sono molto contento di essere qui a questo convegno organizzato dalla Lega Nord a Reggio Emilia. E non è la Lega? Non è la Lega? Bellissimo! Tiene ancora qui tra passione e lacrime. Bellissimo, scappiamo in fondo solo per rincorrerci, innamorati e solo per arrenderci, solo per difenderci. Buttiamo via
queste armature e trasformiamole in dolcissime paure. Vediamo un po' come si sta a fine. Mi ero dimenticato che qua non c'è più. Mentre passano queste immagini, girate nel backstage del concerto, non è difficile intuire il legame di Tiziano Motti con la musica. La sua band, che esegue ormai alla perfezione cover di Vasco Rossi, è stata una delle chiavi del travolgente successo che il 7 giugno del 2009 lo ha portato al Parlamento europeo. Ne fanno parte due storici dipendenti dell'azienda editoriale che Motti fondò nel 1996, il chitarrista Omar Palazzani e il tastierista Federico Lupi. Alla batteria c'è lo strumentista vicentino Gianni Caltran, mentre alla chitarra solista Motti ha ingaggiato uno dei più grandi virtuosi al mondo dello strumento, Andrea Braido, che ha suonato nei dischi di Vasco Rossi, Zucchero, Laura Pausini e di tante altre star. Facciamo ogni volta. Facciamo anche ogni Va volta. Va bene. Vengo. C'è anche mia mamma in sala che Dov'è? Sarà là così. Signora, si prepari che facciamo ogni volta che... E ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'è tra niente, ogni volta. Ogni volta che qualcuno si preoccupa per me, ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando, ogni volta quando vivere e sorridere dei guai, proprio come non hai fatto mai. Pensare che domani sarà sempre meglio. Here's a sound that saves such a soul. Like me. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno.